bentrovati avventurosi. Oh, ultima giornata di vacanza qui in Trentino Alto Adige, e dopo la giornata di relax che ci siamo concessi ieri con Marta a Cucci Terme, oggi vogliamo affrontare un'ultima escursione non troppo impegnativa, e partendo dall'Hotel Panorama poco sopra Compaccio siamo in direzione del rifugio Alpe di Tires. E guardate qui che bello il panorama qui intorno, insomma, ancora con le prime luci del mattino di qualche ora, e questa immensa distesa erbosa. Ora procediamo, l'itinerario di oggi dovrebbero essere circa 12 km sviluppati su poco meno di 600 metri di dislivello. Andiamo. Abbiamo affrontato una salitina un po' più dura, breve ma con una pendenza non indifferente, e abbiamo scavallato la prima parte delle creste e adesso siamo praticamente sotto al rifugio Alpe di Tires, perché dovremmo risalire tutta quella parte dove appunto si vedono quelle persone che salgono, e proprio là dietro dovrebbe esserci il rifugio, l'Alpe di Tires. Quindi siamo quasi arrivati, la stima è di 20 minuti e ci vediamo direttamente là. Allora, per la contentezza di Marta, c'è stato un piccolo errore, ovvero non dobbiamo salire quel costone, perché appena ho fatto la curva subito ci siamo trovati di fronte il rifugio, l'Alpe di Tires. Quindi siamo arrivati, molto semplice. Credevo di affrontare un'altra salitina dal grafico che avevo visto, ma in realtà eccoci qua. Quindi adesso ci andiamo un po' a rifocillare, siamo arrivati presto perché non sono neanche le 10:30, credo. No. E guardate che bello qua. Ripartiamo dal rifugio Alpe di Tires dopo una lunga pausa, che ci siamo seduti per prenderci un caffè. Poi abbiamo preso il Kaiser Coso, che non mi ricordo bene tutto il nome, buonissimo, tipo pezzi di frittata con la marmellata di mirtilli e di mele. E adesso ci stiamo sprestando a riscendere. Stamattina, che non distinguevo bene quella montagna perché era sul chiaroscuro, è il Sasso Piatto. Si vede molto bene adesso, dietro il Sasso Lungo. Di là c'è tutto il gruppo del Sella col Pizboe, e di là si vede bene il Seceda con le Odle. E anche da qui, insomma, anche oggi la panoramica, la visuale paesaggistica non manca. Che bello! Eccoci arrivati a pochi metri dal punto di arrivo per chiudere l'anello di questa semplice escursione all'Alpe di Tires. Direi sì, abbastanza adatta a tutti,
c'è solamente una salita un po' più impegnativa, che è quella che arriva alla Forcella di Terra Rossa. Tutto il resto è veramente molto semplice, praticabile da chiunque. E detto questo, chiudiamo questa giornata e chiudiamo anche il capitolo delle escursioni in Trentino Alto Adige 2021 per quanto riguarda le ferie. Poi non so se riuscirò a tornarci prima che finisca l'anno. Comunque, con l'occasione di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi al canale ed accendere la campanella per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. Un saluto a tutti e buone avventure. Ciao!